Senso di scoperta, emozioni da vivere in natura, esperienze, degustazioni, musica e spettacolo. A Serra Petrona, molto partecipata e apprezzata, la terza tappa dei Territori Forti e Fluidi, il format che nel prossimo fine settimana proporrà le ultime 3 giornate. Partecipato il laboratorio con stampa su carta di elementi naturali, applauditissima la performance acrobatica proposta da Aria di Circo con il racconto aereo Sibyl, dedicato alla Sibilla. Un saluto all'autunno che è partito dal Monte d'Aria. Abbiamo avuto la possibilità di esplorare oltre il bosco e le praterie intorno al Monte d'Aria, di andare al santuario della Madonna della Neve e abbiamo percorso anche un piccolo pezzo del cammino della via Romano-Lauretana, quindi ci siamo immersi nella natura e nel paesaggio circostante, cercando anche di capire, esplorare e dare un senso a tutto quello che stavamo osservando intorno a noi. Maria Chiara Tarulli, presidente del coro interrato di Macerata, oggi a Territori Forti e Fluidi avete portato il vostro saluto all'autunno. Esatto, volevamo salutare l'autunno con un repertorio il più vasto possibile, proprio come i colori dell'autunno, e quindi abbiamo proposto un repertorio vario, momenti un pochino più riflessivi con momenti invece un pochino più di festa, coinvolgendo il più possibile il pubblico perché ci piace moltissimo essere un grande coro anche con le persone che abbiamo davanti. Mirko Salvatori, sommelier dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, dunque oggi a Serra Petrona, Territori Forti e Fluidi, una degustazione speciale. Ok, abbiamo presentato la vernaccia DOCG, abbiamo avuto parecchie persone e abbiamo fatto delle prove proprio, diciamo, davanti al bancone con la vernaccia dolce e il biscotto inzuppato dentro la vernaccia, che qui nel territorio è una chicca e una prassi da fare proprio. Diciamo, non si può andare via senza aver fatto la zuppetta, classica zuppetta del biscotto con un bicchiere di vernaccia. Cesare Catà, Territori Forti e Fluidi, con una performance davvero a tema. Beh, sono stato molto contento di poter raccontare il vino presso i greci a Serra Petrona, nel senso che eravamo in un luogo che il vino conosce bene, lo cura da sempre, ne abbiamo un po' ripercorso la sacralità attraverso le grandi storie della nostra mitologia occidentale. Era considerato non semplicemente una bevanda, anche, ma non solo, ma anche qualcosa di collegato a uno stato d'animo e a una creazione di comunità. E soprattutto per noi marchigiani che non l'abbiamo fatto in passato, oggi diventa una cosa veramente preziosa poter raccontare le bellezze della nostra terra attraverso le storie. Quindi Territori Forti e Fluidi ha fatto un super lavoro. A chi dedichi questo calice? A Dioniso.